Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come convertire una fattura XML in un documento PDF. Ovviamente questa non è la procedura ufficiale e potrebbe risultare in un documento che non è né standard né valido. Vediamo ad esempio, andiamo in un qualsiasi motore di ricerca e digitiamo esempio fattura XML per avere una fattura di esempio. Vedete che viene subito fuori il sito del governo in cui ci sono degli esempi già formattati. Allora, scegliamo ad esempio per motivi semplicemente di semplicità, facciamo la fattura singola, la clicchiamo e vediamo che il browser ci presenta in formato XML la fattura. Facciamo Alt e gli diciamo File, facciamo salva pagina con nome e vediamo che ce la salva all'interno della scrivania in formato XML. Salviamo e l'abbiamo lasciata nel desktop. Torniamo indietro. Per poter fare questa trasformazione abbiamo bisogno di quello che si chiama lo style sheet, il foglio di stile. Quindi bisogna scaricare il relativo foglio di stile. Siccome noi abbiamo fatto la fattura singola verso privato e non verso la pubblica amministrazione, scegliamo il foglio di stile per la visualizzazione della fattura ordinaria. Clicchiamo. Come sempre viene visualizzato a browser il codice XML, facciamo il tasto Alt nella tastiera, File, salva pagina con nome e vedete che ci viene salvato nel formato .xsl.xml, sempre all'interno della scrivania. Salviamo, possiamo tornare indietro, coloro i quali sono interessati ad approfondire l'argomento, vedete c'è l'approfondimento, c'è come predisporre la fattura per la pubblica amministrazione e il formato della fattura. Riduciamo i browser, vediamo che abbiamo questi due documenti. Questa è la fattura vera e propria, appunto XML, questo è il foglio di stile che verrà utilizzato per fare questa conversione. Noi utilizziamo per esempio quest'oggi LibreOffice Calc e il programma XML Copy, ma nel mondo Windows, diciamo, LibreOffice può essere installato gratuitamente, esiste, e nel mondo Windows di editor XML ce ne sono tantissimi, basta cercarli e scaricarli. Quindi che cosa facciamo? Con questo editor che si chiama XML Copy apriamo. Andiamo nella nostra scrivania e cerchiamo proprio la fattura elettronica, quindi quella XML, non il foglio, lo style sheet.xsl.xml. L'apriamo e vediamo che ce la presenta in un formato che è molto più conveniente rispetto a come lo fa vedere il browser, perché noi capiamo che ci sono due blocchi principali, un header che serve all'intestazione, vedete? Noi collassiamo con il meno e poi c'è il body, cioè il corpo vero e proprio della fattura. Quindi noi capiamo che il formato con cui il governo ha creato questa fattura ha questi due fondamentali blocchi di testo, l'intestazione, header e il corpo. Poi all'interno ovviamente di ogni blocco ci sono dei sottoblocchi con la familiare struttura parent-child, vedete lì di trasmittente che c'ha come sottoblocchi di paesi, di codici, eccetera. Con questo tasto qua facciamo verifica la correttezza della forma e l'editor XML ci dice che il documento è ben formattato. A questo punto nel menu XML noi scegliamo trasformazione in XSL e gli dobbiamo dare ovviamente quel foglio di stile che abbiamo scaricato prima. Lui sta cercando una serie di formati che non corrisponde a quello del governo, allora facciamo tutti i file e vedete che quello del governo adesso viene fuori perché è .xsl.xml. Diamogli questo foglio di stile, apriamo, ok, ed ecco che ci ha fatto la trasformazione. Vedete che adesso nel programma ci sono due tab. Questa è la fattura vera e propria e questo viene chiamato Document 1, documento 1. Dopo che abbiamo fatto la trasformazione in XSL, anche qui possiamo fare una validazione. Vedete che ci dice che Document 1 è ben formattato, anche se c'è questo errore da chi l'ha tradotto. A questo punto facciamo File e facciamo salva con nome e lo chiamiamo appunto .xsl, cioè document1.xsl, lo lasciamo nella scrivania. Salviamo, chiudiamo l'editor XML, vediamo che adesso abbiamo tre documenti, il foglio di stile, la fattura in formato XML e la fattura in formato XSL. Adesso possiamo avviare LibreOffice Calc, che è un programma equivalente a Microsoft Excel, la stessa cosa può essere fatta in Microsoft Excel, LibreOffice Calc può essere installato in Windows, è gratuito. E facciamo File, apri e andiamo ad aprire la fattura in formato XSL, che viene chiamata Document 1 XSL. Apri.
ci fa questa domanda per capire quale tipo di lingua diciamo è utilizzata, facciamo ok e vediamo che adesso la fattura viene rappresentata, diciamo, con questi titoli in grassetto, è più leggibile, diciamo, è un formato più leggibile. Quello che possiamo fare è che, siccome ci sono, vedete, i campi testuali che sono stati, ad esempio, se vi capita, costruiti così, cioè per utilizzare tutto il numero di caratteri possibili, allora noi possiamo fare, andare nel menu formato, andare in pagina e dire che per esempio noi vogliamo il formato orizzontale per avere più spazio e possiamo aumentare per esempio lo spazio del foglio dicendo che i margini, no? Sinistro, destro, alto e basso sono solo di 1 cm. Noi abbiamo allargato l'area della pagina per avere più spazio perché in questo esempio questa fattura ha utilizzato tutti i possibili caratteri che possono essere utilizzati nel campo causale, vede, nei due campi causali, quando uno finisce il numero di caratteri nel primo, il governo ha messo a disposizione un secondo campo causale. Poi, per la stessa motivazione, noi possiamo fare che ogni qualvolta c'è un nuovo blocco, vedete, noi possiamo inserire un'interruzione di pagina, menu foglio, inserisci interruzione di pagina, vedete che si crea un'interruzione di pagina per avere una fattura che corrisponde ad un documento PDF più leggibile. In Excel è nel menu inserisci interruzioni pagina. Quindi noi vediamo che ogni qualvolta ci sarà un nuovo blocco e ci sarà un titolo in grassetto, noi facciamo menu foglio, inserisci interruzione di pagina ed ecco il confine della pagina. Quindi l'abbiamo fatto in orizzontale A4, abbiamo diminuito i margini per avere un documento semplicemente più leggibile. Noi lo stiamo formattando. Menu foglio, inserisci interruzioni di pagina, vedete? Continuiamo a fare questo qua, vedete i due campi? Adesso questi due campi, siccome sono stati messi in questa maniera qua, noi che cosa facciamo? Selezioniamo tutte le celle, un attimo che sono andato troppo, ecco, selezioniamo le celle fino ad occupare la pagina e poi facciamo, con questo tasto qua, gli diciamo di trasformarla in una cella unica, poi con tasto destro facciamo formatta celle. E andiamo nel tab allineamento e gli diciamo per esempio che l'allineamento orizzontale a sinistra e l'allineamento verticale in alto e diciamo di andare a capo così che questo blocco di testo possa, vedete, corrispondere ed entrare all'interno della pagina. Facciamola ancora, selezioniamo tutta questa riga che se no sarebbe troppo lunga e verrebbe stampata in parte in un'altra pagina. Facciamo il tasto in cui vengono tutte unite le celle, poi facciamo tasto destro, formatta celle. E diciamo l'allineamento orizzontale a sinistra, l'allineamento verticale in alto e diciamo fammi il ritorno automatico per avere un paragrafo così. E continuiamo a fare foglio, inserisci, interruzione di pagina. Continuiamo a fare tutti i blocchi. Noi lo stiamo facendo semplicemente per avere in ogni praticamente foglio un solo blocco per poter leggere meglio la nostra fattura. Non è che si fa così, noi abbiamo avuto questa richiesta, quindi lo stiamo facendo. Semplicemente ci è stato richiesto di trasformare una fattura XML in PDF e di avere un formato un pochino più leggibile. Lo facciamo con Linux, ma le stesse cose possono essere fatte anche con Windows. Quindi ad ogni blocco che viene interpretato con il grassetto, facciamo foglio, inserisci interruzione di pagina. In Excel è menu inserisci interruzione di pagina. Allora, continuiamo a fare così finché non creiamo tutti i blocchi. È una maniera un po' manuale, abbiamo terminato tutte le operazioni, l'abbiamo fatto il foglio in orizzontale, abbiamo ridotto i margini a 1 cm, abbiamo, diciamo, mandato a capo automatico il campo causale perché occupava troppa lunghezza e quindi veniva stampato al di fuori dei bordi. Facciamo anteprima di pagina, vediamo come viene. Vedete che consta adesso la fattura di 10 pagine perché in ogni pagina c'è un blocco, no? Possiamo vedere che in ogni pagina c'è un blocco. Vedete? Dati del cedente prestatore, dati del cessionario committente, praticamente ogni pagina ha un blocco ed è una fattura che può essere letta un pochino meglio perché è in orizzontale e possiamo vedere che laddove c'è il campo causale, finalmente tutta la causale entra all'interno del foglio di calcolo, sia che sia LibreOffice Calc che Excel, senza creare una stampa scorretta perché parte della causale in una pagina e parte della causale in un'altra. A questo punto possiamo chiudere l'anteprima, quello che possiamo fare è esportarlo in PDF. Lasciamo fare automaticamente tutte queste opzioni, facciamo esporta e lo chiamiamo document1.pdf.
Facciamo salva. Adesso vediamo com'è venuto. Noi abbiamo quindi lo style sheet dato dal governo, l'esempio di fattura in XML. Noi l'abbiamo convertito con un programma, con un editor XML in XSL e poi abbiamo alla fine con un foglio di calcolo, LibreOffice Calc nel nostro caso, ma con Excel è la stessa cosa, esportato in PDF. Doppioclicchiamolo. Ed ecco che viene la nostra fattura, vedete, in cui ogni blocco, no, XML della fattura viene contenuto convenientemente in una pagina, di modo che, come vedete, quando diciamo, il titolare vada a stamparlo, ci possa essere una lettura chiara perché ogni blocco è contenuto in una pagina. Quindi occupa più pagine, però questo è un PDF dalla facile lettura. Il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo che vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.